Amici metal detectoristi, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, tutto dipende da quando vedrete questo video. Oggi giornata uggiosa, danno pioggia, almeno dovrebbero dare pioggia nel pomeriggio, quindi la mattina dovremo riuscire a spazzolare un po', e stiamo quindi andando nel campo di battaglia, dove oggi faremo un po' di spazzolata. Oggi l'amico Maurizio non c'è, beato lui, è a Lisbona, lo salutiamo, ciao Mauri, porta qualcosa a Lisbona, qualcosa di fico, una cartolina, una calamita per il frigo, quelle cose che si portano dai viaggi. E quindi oggi sarò con il nostro nuovo amico Luca e con Nicola, che anche lui dopo uno stop di un paio di settimane è tornato tra noi. Si stiamo avvicinando ai 500, ci piacerebbe arrivare ai 500 prima di Natale, prima di anno nuovo, quindi chiedo aiuto a voi per arrivare ai 500. Quindi se non siete ancora iscritti al nostro canale, vi invito a cliccare qui sotto il tasto iscriviti per rimanere sempre aggiornati sui nostri ritrovamenti. Intanto io mi appropinquo al punto di ritrovo con gli amici, i soci di Spazzolata, e niente, poi ci vediamo tra poco a spazzolare. Restate con noi e mi raccomando, se vi piacciono i video, un like, se non vi piacciono un dislike, un commento è sempre ben accetto. Qualcosa? Vediamo il suo e poi torniamo allo scavo. Ah, lo sai, l'ho trovato anch'io l'altra volta, non ho anch'io idea di cosa possa essere. Amici, se lo sapete, commentate. Cos'è questa musica? Non ti vergogni? Non ti vergogni, vergognati subito! Vai a scavare la... Allora, scava, eccolo qui ancora da tirare fuori. Dovrebbe essere una scatolina. Non ho avuto il tempo fisico. Eccola qua, uscita. Dai, d'accordo, ciao, grazie per esserci. E questo è il target che era sotto qua. La cremina? Una cremina per il culetto. Ora la puliamo e poi vediamo a cosa appartiene questa bella scatolina. C'era anche abbastanza fonda. Vediamo se c'è qualcos'altro. La solita cremina Milano, carina. Ma per ora non esce nient'altro. Sarà un bottone? Sarà una mostrina? Sarà una piastrina? Piastrina no. Pulisci. È un bottone. Era un bottone. Si sta rompendo. Non c'è scritto nulla. Vabbè, non c'è scritto nulla. Ma è un bottone. Ce lo scriviamo noi. C'è anche un pezzo di filo dietro. Va bene. A posto. Non è tossica, tranquillo. Basta non mettersi le dita in bocca. Poi. Abbiamo trovato, anzi ha trovato Luca, un bel covo di batterie, che aveva il cellulare scarico e è andato a caccia di batterie. Sono le batterie della Tesla versione 1940.
Vabbè, si stanno tutte sfogliando. Ce n'è parecchie però, eh. Ovviamente voi vi... non vi faremo vedere tutto lo scavo. Momento sponsor. Ma vi faremo... Conad. Ma vi faremo vedere il prima, che è così, e il dopo. Allora, è incredibile come a dicembre, a pochi giorni dal Natale, praticamente siamo già mangiati... siamo ancora mangiati dalle zanzare, non ce lo spieghiamo. Allora, queste sono le tre batterie che abbiamo tirato fuori. Questa... ci si legge ancora qualcosa. Oxaer. E non puliamo qua, perché se la puliamo rischiamo di grattare via anche le scritte, quindi Luca se la pulirà a modo. Qua pensavamo fosse gli orsetti, anzi pensavo solo io che ci fossero disegnati gli orsetti, invece è muffa. Dillo che prima hai visto passare un tè. Ah sì, sì sì sì, là ho visto passare un tè caldo sul vuote prima, era proprio là e scappava via, ma era caldo, si vedeva chiaramente che era caldo e fumava. Tanto lui continua a mangiare. Ci ha mangiato, ci ha anche digerito. Sei contento di aver trovato le batterie? Certo, chiaro. Il cellulare era scarico, eh? Scarichissimo. E abbiamo trovato anche l'acqua, quindi ora abbiamo sete e berremo anche dell'acqua che naturalmente è potabile. Croccante! Qui ci abbiamo del croccante. Che Nicola tra l'altro è venuto senza metal e si è già appropriato, ha detto, del ritrovamento, qualsiasi cosa sia. Perché c'ho il badile. Certo, perché poi è suo tra l'altro. No, c'ho il badile e... ecco qua, un po' di vetro italiano. Il badile offende, quindi mi posso appropriare di qualunque cosa. Vetro italianissimo. Del regime? Talmente c'è italiano. Eh sì. Con un po' di muffa. Talmente italiano che canta l'inno di Mameli. Lo sento proprio. Forse questo era un pezzo di teiera che ho visto passare prima, esatto, sul vuoto. Addio, che schifo cosa è uscito. Fallo vedere, dai, fallo vedere. Addio. Guardate, sono che... proteine. Quante proteine. Ma questi sono quelli che escono d'estate. Ah! Vuoi mangiare, Nicola? Col tè? Vai, mettilo in cima. Mettilo qui. Vai, catapulta. Vai. Vai. Ciao! Che anche oggi mi sa che faremo la differenziata solo vetro. Guardiamo, guardiamo. Cos'è? Ma è un sasso questo. È un sasso! Madonna, mi ha fatto tirare su il cellulare. Oh, abbiamo trovato il vetro! Abbiamo trovato il sasso. Potrebbe avere la silice. Ci potremmo produrre il vetro. Va bene, proseguiamo. Oggi vi abbiamo risparmiato tante buche perché davano soliti dentifrici e quant'altro, quindi penso che il video verrà molto corto, però abbiamo trovato una cosa... E questo ci ha strappato un sorriso! Sì, anche se non è nulla di che... Amaro stampa medicinale! Aspetta, mettilo giù, e mettilo poi se giù lo giri c'è scritto Sassolino. Sassolino stampa. Se mettesse a fuoco, sì, esatto, sarebbe una bella roba. Fate prima venire uno a uno a vederlo da vicino. Sì, perché oggi non mette a fuoco. Oggi non mette a fuoco. Incredibile. Comunque, niente, è questo qui. Questa robina qui. Amaro, amaro medicinale. Fidatevi, dovete fidarvi di noi, di quello che vi diciamo. È una targhetta strana. Sì, sembrava quasi da vestito, invece, boh, non so dove era. Ma che su un amaro riescano a piazzare una targhetta spessa così. Infatti è strano. Cerchiamo. Piccola buchina qua, una piccola stellina. Si avvicina a Natale, amici followers. Ehi, amici followers, come il nostro amico che non fa più video, e viene fuori una stellina che andrà pulita. Non la pulisco adesso perché potrebbe essere molto fragile, quindi voglio evitare di romperla. E a casa la laverò con tanto amore e tanto sentimento. Ho trovato questa cosa strana, molto probabilmente qualcuno di voi curiosa lo conosce. Eccolo. Se la qualcuno zanzara, di voi... la macro sulla zanzara. Ma con il grand'angolo non fa macro. Peccato. Però se qualcuno di voi conosce... di cosa potesse essere servita questa cosa...
divisore, un distanziatore. Sì, esatto, se non per... un distanziatore per tipo bombe o per non farle... qualcosa di peso. È una spoletta, dai, è una spoletta. Diciamo. Tutta spoletta. È una spoletta. Vedere che sono una persona pulita, nonostante che tengo e ho soliti vestiti da sempre. Tutti questo sta andando in onda, lo mandiamo. Voglio. Ciao. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questa giornata un po' uggiosa e abbiamo trovato molto meno rispetto all'altra volta, però in compenso abbiamo trovato più zanzare e che ci hanno fatto molta compagnia. Vi sono piaciute le zanzare a voi? Molto, sì. Molto, sono anche buone. Qualcuno lui ne ha mangiate nello hacker, che tra l'altro ringraziamo per averci fornito una confezione a pagamento, speriamo che la prossima volta arrivi del tutto gratuito come sponsor. Stiamo arrivando quasi ai 500 iscritti, quasi, siamo a 380 circa, quindi guardiamo se entro la fine dell'anno riusciamo ad arrivare ai 500, quindi se no è vero, chiudiamo e andiamo a raccogliere le arselle e faremo un canale solo sulla pesca e arselle. Quindi se volete continuare a vedere i nostri video, pollice su e se, mi raccomando, sempre iscrivervi al nostro canale per arrivare il prima possibile ai 500, perché questa è la nuova sfida. Dovremo arrivare ai 500, se arriviamo ai 500 lui vi porterà un pancale di Loacker gratis, pancale del Conad, quindi mi raccomando, Natale si avvicina, l'ultimo dell'anno si avvicina, la Befana si avvicina, non volete dare dei Loacker ai vostri figli dentro la calza della Befana? Sta a voi, sta a voi e a lui. Esatto. Ciao ragazzi, alla prossima.